Buonasera, eccoci arrivati al quarto incontro. Abbiamo il piacere di avere con noi stasera il dottor Gianluca Ranzini, che è stato il direttore del Planetario di Milano e attualmente è vice caporedattore della rivista Focus. L'argomento di stasera può sembrare insolito, perché dicono che la Terra è piatta. Può sembrare insolito perché è strano che nel XXI secolo, in un periodo in cui la ricerca scientifica e anche le capacità di avere satelliti intorno alla Terra che riprendono il nostro pianeta, pensare che c'è ancora qualcuno che pensi che la Terra è piatta può sembrare un non senso. Però è così. Tutto sommato il terrapiattismo è non tanto che la punta dell'iceberg, la più curiosa, la più insolita, la più strampalata di una serie di problemi che riguardano il complottismo, negazione in generale, la negazione per esempio dello sbarco sulla Luna, ma la negazione dell'esistenza degli stessi satelliti di cui vi accennavo, la negazione della pandemia e di tutto ciò che riguarda la scienza istituzionale. Queste cose possono sembrare strampalate, possono sembrare semplicemente cosa di poche persone, ma in effetti purtroppo con l'aiuto di internet e dei social media danni anche piuttosto seri stanno provocando. Prima di dare la parola a Gianluca, con il quale inizierò facendogli una domanda, tanto per iniziare, vi ricordo che se voi avete delle domande a vostra volta, potete intervenire scrivendo una mail al seguente indirizzo universo@comune.cinisello-balsamo.mi.it. Non siete riusciti a scriverlo, non importa. Stasera vedete che in sovraimpressione comparirà più volte questo indirizzo e potete quindi mandare la vostra mail con la vostra domanda. Intanto Gianluca, grazie, benvenuto. Grazie a te, grazie per avermi invitato. E partiamo subito con la presentazione. Io voglio partire con una domanda che magari a tanti può sembrare strana. Il terrapiattismo, tutto sommato, non è un fenomeno che parte dal Medioevo, ma parte da molto più vicino, anche se la cosa sembra strana, giusto? Esatto, infatti poi ve lo racconterò. Non è giusto dire, in un certo senso, ancora oggi, come se fossimo nel Medioevo, c'è ancora gente che crede che la Terra sia piatta, perché nel Medioevo in realtà non lo credevano. Il fenomeno del terrapiattismo moderno è arrivato dopo, è arrivato nell'Ottocento, come vedremo. Per cui ci sono diversi aspetti curiosi, appunto, di questo che alla fine è un fenomeno anche sociale, se vogliamo. Poi un po' li analizzeremo, insomma, qualcosa vedremo. E non so, prima di magari, adesso non so se sta già andando in onda la presentazione delle slide, prima magari volevo dire due parole su come era nato questo libro. Sì. È nato poco prima della pandemia, in realtà, perché è uscito alla fine del 19, e è nato perché una casa editrice, che è Centauria Libri in questo caso, mi ha chiesto, in realtà non di scrivere, una persona che conoscevo mi ha chiesto: vorrei un tuo parere, se vorremmo fare un libro sul fenomeno del terrapiattismo, che cosa ne pensi? E in prima battuta io ho detto, ma non so, non mi sembra una grande idea, perché alla fine i terrapiattisti un libro contro il terrapiattismo non se lo comprano, e le persone, diciamo, che non credono in questa cosa surreale, perché dovrebbero comprare un libro per vedere confermato quello che già sanno? Poi in realtà, ripensandoci bene e un po' informandomi, mi sono accorto che in effetti valeva la pena approcciarlo come un fenomeno sociale, diciamo, come una cosa strana, come altre, insomma, no? Accennavi ai vari complottismi, non so, le scie chimiche, gli UFO, non siamo mai stati sulla Luna. E poi, guarda caso, subito dopo la prima presentazione di questo libro siamo entrati in lockdown. Quindi si è sommato un fattore molto forte che in qualche modo c'entra
con questo tipo di pensieri laterali per certi versi. Quindi alla fine questo libro l'abbiamo fatto. Stasera vi racconterò qualcosa di quello di cui parla e in generale di questo fenomeno che è appunto il terapiattismo. Noi stiamo vedendo adesso le slide, giusto? Mi confermate questo? Ok? E, quindi iniziamo da questo. Dunque, noi siamo abituati a vedere questo tipo di immagini che ci mandano satelliti, missioni spaziali, eccetera. Per esempio, questa è una foto della missione Apollo 8 del 68. L'equipaggio dell'Apollo 8 è stato il primo che è arrivato fino alla Luna, non è sceso, ci è girato intorno, però ha provato che si poteva arrivare così lontano. Si vede quindi la Terra molto da lontano, si vede molto chiaramente che è una sfera, perché comunque la si giri, rimane sempre rotonda, quindi non è un disco, e sotto c'è il suolo lunare. Questa invece è una foto della missione Apollo 11, che è quella che invece ha fatto atterrare i primi uomini sulla superficie del nostro satellite nel luglio del 69. Questa invece è una foto dallo spazio, però ripresa dalla Stazione Spaziale Internazionale, in particolare dal nostro astronauta Luca Parmitano. E l'immagine è molto diversa dalle due precedenti, perché la stazione spaziale alla fine è solo a 400 km di quota rispetto alla Terra, quindi dato che il diametro della Terra sono 12.700 km, la stazione spaziale è relativamente vicina. Cioè, se io guardo fuori, io no purtroppo, ma chi può farlo, guarda fuori dal finestrino, dall'oblò della stazione spaziale, la Terra è incombente, cioè molto vicina, non si riesce a abbracciare tutta con uno sguardo. Malgrado questo, è evidente che c'è la curvatura sull'orizzonte. Ecco, detto questo, invece, appunto, ci sono delle persone che invece ritengono che la Terra sia un disco, una specie di pizza piatta, su cui, diciamo, coperto d'acqua, questo disco, su cui i continenti sono un po' come i condimenti della pizza, e il Sole e la Luna sono lì vicini, e capite che questo è un ribaltamento clamoroso, cioè non è semplicemente una visione diversa, cioè bisogna ripensare tutto quanto, perché qualche aspetto lo vedremo, non funziona niente in una Terra piatta di quello a cui noi siamo abituati normalmente, cioè la gravità, non so, lo spostamento degli astri nel cielo e tutto quanto. Però, malgrado questo, il fenomeno del terrapiattismo negli ultimi anni ha avuto un grande impulso. Poi ne parleremo in particolare, diciamo, l'idea nello specifico in quel periodo, diciamo nel 19, per fare questo libro, derivava dal fatto che appunto in quei mesi c'era stato un documentario che era andato in onda su Netflix, che aveva mostrato un po' questo mondo del terrapiattismo, questo fenomeno, che ha avuto molto successo, se ne era parlato molto, e ha mostrato che soprattutto negli Stati Uniti aveva molti seguaci. Ecco, questa è una versione di Terra piatta invece con cupola, perché poi ci sono varie versioni. I terrapiattisti spesso fanno un po' fatica a mettersi d'accordo su certi aspetti, per cui secondo una versione che non è quella originaria, ma è un pochino più moderna, diciamo, la Terra piatta sarebbe coperta da una cupola di materiale trasparente e all'esterno della quale non si sa bene che cosa ci sia, perché in linea di principio tutto ciò che noi vediamo nel cielo, luna, pianeti, sole, stelle, eccetera, eccetera, dovrebbero stare dentro a questa specie di calotta di materiale appunto indefinito che sovrasta il nostro pianeta piatto. Ecco, dicevamo all'inizio che il fenomeno del terrapiattismo è relativamente recente e ha in particolare un fondatore proprio, una persona specifica di riferimento. Certo, se uno va a vedere le raffigurazioni cosmologiche dei popoli antichi, spesso si trovano delle raffigurazioni piatte negli Egizi, non so, nei Babilonesi, anche se gli Egizi avevano una Terra piatta sovrastata dalla Via Lattea, per esempio, dall'arco della Via Lattea. Però ovviamente parliamo di
civiltà molto indietro nel tempo e che non avevano neanche le conoscenze che invece poi sono arrivate, per esempio, con i greci, comunque un bel po' di tempo fa. Dicevo, il terrapiattismo moderno è nato nell'Ottocento. Questo signore si chiamava Samuel Rowbotham, inglese, nato nel 1816. Non si sa bene, non si hanno molte informazioni sulla sua formazione, però sicuramente non ha studiato molto, nel senso che ha abbandonato gli studi abbastanza presto. Le prime informazioni che lo riguardano ce lo mostrano poco più che ventenne in una comune socialista radicale dove fa il segretario, agli albori dei sindacati, diciamo, quindi una cosa lodevole. E intorno ai 20 anni, poco più che 20 anni, comincia a fare degli esperimenti che poi vedremo, perché arriva alla conclusione che la Terra sia piatta. Rowbotham a un certo punto poi fa l'inventore, si spaccia per medico senza esserlo, faceva quello così delle pratiche che oggi chiameremmo alternative, però a un certo punto probabilmente si rende conto che era più interessante e soprattutto più redditizio fare il terrapiattista, perché portava questa sua ipotesi, questa sua idea in giro, faceva delle conferenze a pagamento in giro per l'Inghilterra e la gente andava ad ascoltarlo. Bisogna calarsi un po' in quel contesto in cui nell'Ottocento appunto la formazione scolastica, la struttura scolastica non era così definita come oggi, soprattutto fuori dalle grandi città, difficilmente si aveva la possibilità di studiare molto e c'erano queste figure di personaggi che andavano di villaggio in villaggio, di paese in paese a raccontare delle cose alla gente riunita in una sala, che fosse la terra piatta, che fosse la storia, che fosse la geografia, insomma. Quindi a un certo punto Rowbotham rinomina se stesso Parallax, che è un bel nome di battaglia e anche un po' astronomico, perché ricorda il concetto della parallasse stellare, e mette giù un opuscolo, prima piuttosto snello, con le sue idee sulla Terra piatta, che poi diventa invece un librone, e fonda quella che lui chiama l'astronomia zetetica. Zetetica nel senso che va alla ricerca della verità, da proprio questa è l'etimologia e la spiegazione di questo termine. Quindi in linea di principio è una cosa sensata, no? Andare alla ricerca della verità, però le conclusioni a cui lui arriva, come vedremo, sono un po' strane. Allora, Rowbotham sfrutta un canale artificiale che c'è in Inghilterra, vicino a dove vive, appunto quando siamo alla fine degli anni 30 dell'Ottocento, e un canale perfettamente rettilineo, lungo diverse miglia, che era stato costruito per ragioni agricole, e comincia a fare degli esperimenti, cioè si mette a un capo del canale e con un cannocchiale guarda il lato opposto, l'estremità opposta, e comincia appunto a fare delle considerazioni del tipo: ma se la Terra fosse davvero rotonda, se io mi metto a un capo di questo canale, guardo dall'altra parte, non dovrei vedere quello che c'è sulla riva, non dovrei vedere la riva opposta, una barchetta che sta al capo opposto di questo canale, perché mi va sotto la curvatura della Terra, che è un'osservazione corretta. Però, invece, negli esperimenti che fa lui, invece questo effetto non appare, per cui il suo risultato è che evidentemente non c'è una curvatura dell'acqua che segue la superficie terrestre, ma evidentemente lo specchio d'acqua è perfettamente piatto, perché diceva di riuscire a vedere anche la riva distante molti chilometri. Oppure in maniera simile, se io mi metto su due pontili distanti o in mezzo a una nave, se la Terra fosse davvero curva, dovrei vedere solo un pezzo di questa nave, almeno la parte superiore di questa nave, portata su dalla curvatura terrestre.
Se invece la Terra fosse piatta, diciamo lungo questa linea di vista che unisce un pontile all'altro, sostanzialmente non dovrei vedere niente perché la nave mi rimane sotto. E questi appunto sono i risultati dei suoi esperimenti, questi come esempi, poi in realtà Robotan parla di moltissime altre cose. Tra l'altro questo libro di Robotan, che si trova anche in rete, in inglese, non credo esista una traduzione in italiano, lo potete leggere, è interessante perché ce ne sono di tutti i colori. E poi qualcuna magari ve la racconterò. Il risultato di questi suoi primi esperimenti sono, diciamo, riassunti in un modello di Terra che è fatto così. Allora, appunto, la Terra è un disco piatto, al centro c'è il polo nord, attorno al polo nord c'è una muraglia di ghiaccio, questa qua, si vede credo la freccina, se anche sul vostro schermo. Attorno, sparsi sull'oceano d'acqua, ci sono i continenti, che possiamo riconoscere qua un po' deformati. Tutto attorno c'è una muraglia di ghiaccio ancora più imponente, ancora più alta, di fatto invalicabile, che segna il confine del disco Terra. Quindi qua abbiamo appunto il polo nord, land sta per land, la terra, i continenti, W, waters e l'acqua, di quello che sta fuori da questo disco terrestre, che cos'è? Darkness, è l'oscurità. Non si sa che cosa ci sia, perché nessuno è mai stato oltre. Ai tempi di Robotham effettivamente sì, nessuno era mai andato nello spazio, e quindi non si sa che cosa ci sia. Dicevo che il suo testo di fatto è ancora il pilastro del terrapiattismo, anche se ormai ha quasi 200 anni, quindi qualche domanda uno dovrebbe porsela, sono cambiate un po' di cose in 200 anni in ambito spaziale, nell'ambito della fisica, solo le missioni spaziali sono una pagina importantissima in tutto questo. Allora, questa è una versione un pochino più moderna, però il concetto è sempre lo stesso. Terra centrata sul polo nord, attenzione che il polo sud quindi non esiste, perché il polo sud di fatto è spalmato sulla circonferenza esterna, quindi non c'è una direzione precisa, il sud è dappertutto, e i continenti appunto sono messi un po' così. Per fare un piccolo elenco di conclusioni che il modello terrapiattista di Robotham porta sono queste. Allora, la Terra è piatta e al centro c'è il polo nord, l'abbiamo detto. Il polo nord è circondato da una muraglia di ghiaccio. Al bordo della Terra, sul bordo del disco, c'è una muraglia di ghiaccio ancora più alta e di fatto invalicabile. Il polo sud non ha una collocazione precisa perché appunto come fosse spalmato sul bordo esterno di questo disco che è la Terra. Un'altra cosa molto importante che diceva Robotham, ma dicono ancora i terrapiattisti moderni, la Terra non ruota e non si muove nello spazio, quindi non gira su se stesso, su se stessa, non gira intorno al Sole, non si muove nella galassia, quello poi è un concetto molto elevato. E questa è un'affermazione forte da sostenere nel XXI secolo. Il Sole e la Luna, attenzione, non sono corpi celesti piuttosto grandi nel caso della Luna, molto grandi nel caso del Sole, ma sono entrambi molto piccoli, più o meno delle stesse dimensioni, che Robotham stimava in circa 50 chilometri, su una Terra che più o meno ha le dimensioni che consideriamo noi, quindi parliamo di decine di migliaia di chilometri da un capo all'altro, però il Sole e la Luna no, sono 50 chilometri. E sono estremamente vicini, sono entrambi, secondo la sua stima, a circa 1000 chilometri dalla superficie terrestre, che quindi, ripeto, faccio notare, è una distanza molto piccola anche rispetto alle dimensioni del disco della Terra.
Un'altra cosa che viene fuori leggendo il libro di Robotham è che la Luna brilla di luce propria, ma non di luce riflessa solare. Poi c'è tutto un problema, ovviamente, per spiegare il fatto che il Sole, nel corso del suo moto apparente durante il giorno, sembra alzarsi e abbassarsi, ma tutti questi movimenti, secondo i terapeutisti, in qualche modo si possono spiegare come effetti di prospettiva. E poi, alla fine, si va a parare anche che all'interno del disco della Terra c'è un grande fuoco che arde e che alla fine, come una sorta di apocalisse che un po' c'entra, perché come vedremo, soprattutto i primi terapeutisti come Robotham avevano una componente religiosa, diciamo, nelle loro affermazioni. Quindi c'è un apocalisse finale, dentro la Terra c'è questo grande fuoco e alla fine questo fuoco ci brucerà tutti. Quindi è una visione un po', appunto, apocalittica. A questo punto uno dice, ma però avrei qualche domanda da fare. Così le prime che possono venire in mente sono, appunto, per esempio, questa muraglia di ghiaccio che c'è all'esterno del disco della Terra, che la delimita, che tra l'altro trattiene gli oceani, perché sennò probabilmente l'acqua cascherebbe di sotto, poi bisogna capire se c'è un sotto, non è che sia proprio chiaro. Cosa ci sia, se qualcuno per esempio si fosse fatto questa domanda, cosa c'è dall'altra parte del disco, non si sa. Perché giustamente uno dice sopra c'è i continenti con gli oceani, sotto ci sarà qualche cosa, non si sa. Nessuno è mai andato a vedere, giustamente. Quindi neanche cosa ci sia oltre questa muraglia di ghiaccio, queste sono domande, rispondeva Robotham, alle quali nessuna esperienza umana al momento può rispondere. Questo signore era, diciamo, all'inizio, per tornare un po' sul personaggio, all'inizio era un po' maldestro nelle sue conferenze, quindi spesso si leggono proprio le cronache dei giornali inglesi, dei paesi dove lui andava a fare le sue conferenze, che dicono che magari di fronte a una domanda imbarazzante se l'è filata e tanti saluti, però torna il giorno dopo magari con una risposta così raffazzonata, però con la pratica diventa bravo, cioè era un buon oratore, quindi riusciva alla fine a coinvolgere il suo pubblico, anche se su certe cose, appunto, la risposta di fatto non ce l'aveva. Che cosa c'è all'esterno del pianeta, che cosa c'è fuori da questa terra piatta, c'è un fuori, c'è un qualcos'altro, non si sa, perché lo spazio esterno è insondabile e virtualmente infinito. Per i terapeutisti più moderni, di cosa è fatta la bolla che circonda la Terra? Abbiamo visto poco fa che c'è la versione di Terra piatta con la calotta sopra. Questo non si sa, però attenzione, questo è quello che ha detto uno dei fondatori, uno dei presidenti della Flat Earth Society, che forse avrete sentito nominare, cioè l'associazione, in un certo senso, che raccoglie i terrapiattisti. Intorno agli anni Ottanta il presidente di allora della Flat Earth Society aveva fatto presente che se per caso questa bolla che circonda la Terra dovesse rompersi per qualche evento epocale come un'esplosione nucleare o qualcos'altro, potrebbe esserci un diluvio disastroso e la Terra addirittura potrebbe finire sotto sopra, cioè potrebbe ribaltarsi addirittura. Quali sono le prove che i terapeutisti portano per le loro ragioni? Sono in realtà poche e si rifanno sempre alle stesse considerazioni semplici, in particolare al fatto che se io mi metto al mare e guardo l'orizzonte tra acqua e cielo, vedo una linea che effettivamente sembra retta, sembra piatta, cioè l'orizzonte sembra effettivamente piatto. Bisogna tener conto però di una serie di fattori, intanto che le dimensioni della Terra, come dicevamo prima, sono notevoli, insomma, quindi il diametro della Terra
sono più di 12.000 chilometri, con il mio sguardo riesco a abbracciare una distanza relativamente piccola, con il mio campo visivo restringo, diciamo, in termini di angolo la porzione di orizzonte che riesco a vedere, di fatto faccio fatica a rendermi conto che ci sia una curvatura. Su questo, diciamo, possiamo convenire con i terrapiattisti. Però, appunto, se mi alzo un po' di quota, come in un'immagine presa da un satellite in orbita o dalla stazione spaziale, vedo, per quanto piccola, perché per quello che dicevo prima, perché non sono poi così lontano qui dalla superficie terrestre, vedo una curvatura nell'orizzonte. Tra l'altro qua vedo anche molto bene l'atmosfera terrestre, che peraltro è tenuta dalla gravità, che secondo i terrapiattisti non esiste, quindi anche questa è una formazione, è un'affermazione molto forte. Qualcuno ha anche provato a fare qualche esperimento, in un certo senso, in versione terrapiattista. Questo signore che si chiamava Mike Hughes, detto Mad Mike, era un autista di limousine con la passione, diciamo, di fare lo stuntman, per cui faceva negli Stati Uniti esibizioni in cui saltava con la sua limousine le automobili da un trampolino e cose di questo genere. Aveva anche un'altra passione, cioè di costruirsi i razzi nel giardino di casa, e la sua idea era che con questi razzi sarebbe potuto arrivare a una quota sufficiente per capire in prima persona se c'era davvero una curvatura sull'orizzonte terrestre, cioè quindi la Terra era tonda oppure no, e quindi la Terra era piatta, cioè voleva riuscire a vedere la forma della Terra da lontano. Poi che in realtà i suoi razzi salissero solo di poche centinaia di metri è un fatto così secondario. Bastava prendere un aereo di linea, per esempio, per andare a 10-12 km d'altezza e sarebbe stato molto meglio. Comunque questo signore faceva anche un po' di spettacolo, diciamo, e appunto si lanciava dai deserti dello Utah o da quelle parti con il suo razzetto. Purtroppo, nei primi mesi dell'anno scorso, in uno di questi lanci, qualcosa è andato male, nel senso che il paracadute è proprio in fase di partenza si è, diciamo, rotto. Lui, l'idea era che scendeva dentro la sua capsula, si apriva il paracadute e scendeva insieme alla capsula. Già una volta era sceso abbastanza acciaccato e l'anno scorso ci ha rimesso le penne. E tutto sommato, diciamo, ci dispiace perché era un po' la versione simpatica del terrapiattismo, era in una via di mezzo tra un uomo di spettacolo e non era probabilmente un terrapiattista di quelli duri che si incontrano in certe occasioni. Torniamo al fatto storico. No, dicevamo all'inizio che in realtà non c'è mai stato un vero movimento terrapiattista nella storia della conoscenza umana, con l'eccezione che dicevamo all'inizio di qualche rappresentazione molto antica, che però diciamo, non rappresentava in realtà il nostro pianeta, rappresentava quello che per gli antichi di una certa cultura o di un'altra era il mondo, nel senso di ciò che conoscevano. In realtà già nella cultura greca il concetto che la Terra fosse una sfera, o quasi, era perfettamente acquisito, tanto che Eratostene di Cirene, che era un filosofo e scienziato del III secolo avanti Cristo, si mise a fare una misura che non voleva dimostrare che la Terra era sferica, ma andava addirittura a misurarne il raggio. Quindi il problema che si poneva Eratostene, uno dei più grandi filosofi scienziati dell'antichità, e non era appunto
capire quale fosse la forma della Terra, ma addirittura voleva andare a misurare le dimensioni del nostro pianeta. Le sue considerazioni erano abbastanza semplici. Questo esperimento magari lo avete incontrato in qualche libro, forse anche a scuola. La considerazione era questa. Allora, Eratostene stava in Egitto. Lui sapeva che nel giorno del solstizio d'estate il sole, i raggi del sole erano perfettamente perpendicolari sulla città di Siene, che oggi sarebbe Aswan, quindi nel sud dell'Egitto, mentre a mezzogiorno, quindi a mezzogiorno del solstizio d'estate, il sole era perfettamente a perpendicolo sopra la città di Siene. Cosa vuol dire? Vuol dire che se in quel giorno, a mezzogiorno, voi piantavate un bastone per terra, il bastone non proiettava nessuna ombra, perché il sole era esattamente a picco su di esso. Quello stesso giorno, però, del solstizio d'estate, a mezzogiorno, i raggi del sole, quindi il sole, non era perfettamente perpendicolare ad Alessandria d'Egitto, che invece stava a nord, quasi, diciamo, sulla costa praticamente del Mediterraneo. Allora, lui, appunto, con il trucco dei bastoni piantati per terra, quelli che poi si chiamano gnomoni nella versione delle meridiane, per esempio, riuscì a calcolare che ad Alessandria l'angolo che facevano i raggi del sole con la perpendicolare al suolo era di circa 7 gradi. Quindi 7 gradi corrispondevano in un certo senso a un pezzo, a una porzione della circonferenza terrestre. Bisognava rapportare questi 7 gradi ai 360 della circonferenza, no? E poi fare una proporzione sostanzialmente, cioè questi 7 gradi stanno a 360 come la distanza fra queste due città, cioè fra Alessandria e Siene, sta alla circonferenza della Terra. Il problema della misura di Eratostene era misurare esattamente la distanza fra Alessandria d'Egitto e Siene, che non era una cosa banale. Nel III secolo a.C., dove le distanze si misuravano in giorni di cammello piuttosto che in giorni di barca o cose di questo genere, però lui, che lavorava tra l'altro alla biblioteca di Alessandria, mitica biblioteca di Alessandria d'Egitto, aveva a disposizione, diciamo, il miglior materiale possibile anche in termini di misure della superficie terrestre. Tra l'altro Eratostene viene ricordato come uno dei fondatori della geografia. E quindi, a seconda delle interpretazioni che oggi diamo di quanto valesse uno stadio, che era l'unità di misura della distanza usata allora, perché c'erano varie versioni di stadio, quello greco, quello romano, eccetera, eccetera, però comunque nel peggiore dei casi Eratostene misurò la circonferenza della Terra con un errore che poteva essere non più del 15% rispetto a quello reale che oggi conosciamo, che è di circa 40.000 km. Quindi un risultato straordinario, e che quindi mostra che la visione sulla forma della Terra era ben chiara e che c'erano gli strumenti con qualche passaggio di geometria, di trigonometria, anche per misurare addirittura le dimensioni del nostro pianeta. Quindi questo per ribadire che di fatto non è mai esistito un movimento terrapiattista antico, qua siamo molto prima del Medioevo, tra l'altro. Però, appunto, nei terrapiattisti moderni, e spesso si sente dire, e spesso viene da dire, ma come, questa è una visione, quella della terra piatta, sembra una cosa medievale, no? Tra l'altro non è vero che neanche la Chiesa ha mai affermato che la Terra fosse piatta, quindi non è vero, come dicono molti terrapiattisti ancora oggi, che nel Medioevo in particolare la Terra, che la Chiesa avesse affermato che la Terra fosse piatta. Questo è proprio un falso storico, perché in realtà è una cosa che è nata nell'Ottocento, quando alcuni pensatori anticlericali francesi, diciamo, per bistrattare la Chiesa, tirarono fuori varie affermazioni, tra cui immaginatevi che la Chiesa addirittura nel Medioevo diceva che la Terra era piatta, ma non è vero. Comunque sia,
soprattutto nei primi terapeutisti, quindi quelli dell'Ottocento, Robotham fece i suoi seguaci, poi il terapeutismo con un suo, diciamo, adepto che emigrò negli Stati Uniti, passò quindi dall'altra parte dell'oceano, e questi sono ancora oggi i paesi, quelli anglosassoni, dove i terapeutisti sono numericamente di più. Dicevo, soprattutto in quella fase storica c'era una componente religiosa, perché non si sa bene come mai Robotham, che prima stava in una comune radicale socialista, poi era diventato un letteralista biblico, cioè interpretava, come credo alcuni facciano ancora oggi, la Bibbia in maniera letterale in tutti i sensi, quindi come testo infallibile non solo sulle questioni religiose, ma su tutto, e quindi anche su eventuali affermazioni scientifiche. E quindi spesso i terapeutisti riportano alcuni passi, questi sono due tra quelli più noti, diciamo più popolari nel mondo terapeutista, che dovrebbero dimostrare che la Bibbia è un testo terapeutista, cioè che afferma che la terra sia piatta. Per esempio in Matteo 4,8 c'è: di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. Il ragionamento che c'è dietro è: se con un solo sguardo io posso vedere tutti i regni del mondo, vuol dire che la terra è piatta, se no non potrei vedere quello che sta dall'altra parte. Piuttosto che in Daniele c'è un altro passo che dice che c'è un albero di grande altezza in mezzo alla terra, quell'albero diventa alto, robusto, la sua cima giungeva in cielo ed era visibile fino all'estremità della terra. Quindi in principio è lo stesso: se io posso vedere da qualsiasi luogo fino ai confini della terra questo albero in tutta la sua altezza, vuol dire che la terra è piatta. Però non è mio compito, insomma, anche perché non è il mio campo, sottolineare però che queste sono affermazioni, diciamo, allegoriche in qualche senso, non scientifiche, insomma. Ecco, uno dei problemi più gravi e una delle affermazioni più clamorose dei terapeutisti riguarda la forza di gravità. La forza di gravità, noi sappiamo, sulla Terra agisce in direzione che punta verso il centro della Terra, in qualunque posizione noi ci mettiamo. Immaginiamo che la Terra sia una sfera perfetta, che per questo ragionamento è un'approssimazione che va bene. Quindi la gravità agisce verso il centro della Terra in maniera uniforme. Ci tiene attaccati per terra, tiene l'acqua degli oceani attaccata al suolo. Se non ci fosse la gravità, tutto fluttuerebbe nello spazio, come sulla stazione spaziale, dove peraltro la gravità c'è, però è compensata dal moto della stazione che orbita attorno alla Terra. Ecco, secondo i terapeutisti la gravità proprio non esiste, è una sorta di illusione generata in qualche modo, anche perché spiegare la gravità su una Terra piatta con le leggi che utilizziamo normalmente sarebbe piuttosto difficile, no? Perché se la Terra fosse un disco, immaginiamo proprio un disco uniforme, di spessore costante e circolare, secondo la nostra fisica la gravità sarebbe comunque diretta verso il centro del disco. Quindi se io fossi qua al centro, dove in teoria c'è il polo nord, sono attirato in maniera perpendicolare alla superficie della Terra piatta, però mano a mano che mi sposto e vado verso i bordi di questo disco, la gravità agisce in maniera obliqua, perché punta sempre verso il centro del disco stesso. Quindi a un certo punto io mi troverei a dover camminare inclinato, no? Di un angolo pari in un certo senso alla mia distanza dal centro della terra piatta. Gli alberi crescerebbero ovviamente obliqui, perché loro sentono la gravità. L'acqua probabilmente si accumulerebbe al centro. Quindi ci sono tutta una serie di cose che fanno capire che la fisica normale
dal punto di vista della gravità sulla Terra piatta non funziona. E quindi la soluzione è semplicemente la gravità non esiste. E quindi come si spiega il fatto che comunque rimaniamo attaccati al suolo? Ecco, secondo i terrapiattisti c'è una forza misteriosa che spinge la Terra piatta dal basso verso l'alto in maniera costante, sempre, con un'accelerazione, perché ovviamente ci deve essere un'accelerazione, il moto deve essere accelerato, se no non staremmo attaccati alla Terra, che è pari, quindi un'accelerazione pari alla normale forza di gravità media che c'è sulla superficie terrestre, no? Che è di circa 9,8 metri al secondo quadrato. Un piccolo problema che i terrapiattisti del XX secolo si sono posti, ma che sul quale poi hanno glissato, credo, perché è di fatto irrisolvibile, è che se io continuo a spingere e ad accelerare, a un certo punto arrivo alla velocità della luce. Non ci metto molto, perché basta fare i conti, ci arrivo in un anno o poco più. E a un certo punto arrivo alla velocità della luce e, secondo le leggi della fisica, la velocità della luce non si può superare, come ha detto Einstein, è la velocità limite oltre la quale non si può andare. Quindi anche qui bisogna capire, c'è qualcosa che non va, o anche Einstein ha sbagliato e non è vero che la velocità della luce è la massima possibile, oppure c'è qualcosa che non funziona in questo modello. Un'altra cosa curiosa è come funzionano il giorno e la notte. Quindi concetti più semplici dell'astronomia. Secondo, questo è proprio un disegno di Robotham. Allora, il Sole, abbiamo detto, sta lì, piazzato sopra il disco della Terra a distanza molto piccola e illumina una certa porzione di Terra, quindi un cerchio piccolo dentro al cerchio più grande della Terra piatta. Poi, perché illumini proprio solo quella parte lì, visto che la luce dovrebbe andare un po' da tutte le parti, non si sa, però funziona così. E allora come spiego le stagioni? Perché è innegabile che il clima cambia nel corso dell'anno. Allora, quando questo cerchio, il Sole sta lì, illumina appunto una porzione di Terra e contemporaneamente si muove nel corso dell'anno su una, diciamo, orbita centrata sul polo nord, che è al centro di questo disco. Dicevo, come si possono spiegare le stagioni? Beh, è semplice nella visione terrapiattista. Il diametro di questa orbita del Sole non è sempre lo stesso. Cioè, quando il Sole è nella nostra estate, noi diremmo boreale, cioè dell'emisfero nord, dell'Europa, del Nord America, l'orbita è più piccola, quindi il Sole, diciamo, riscalda di più i continenti che stanno appunto dalle nostre parti. Quando da noi invece è inverno e viene l'estate nell'emisfero australe, quindi nel Sud America piuttosto che in Australia, vuol dire che il Sole sta su un'orbita più grande e quindi è arrivato a riscaldare anche quella porzione di Terra situata a latitudini più meridionali. Questo è un po' il concetto. Insomma, anche la Luna gira sempre attorno al centro fissato sul polo nord, su una circonferenza. Ecco, la cosa curiosa è appunto che il Sole e la Terra stanno lì a una distanza che abbiamo detto prima è relativamente piccola rispetto alle dimensioni del disco Terra, e questo a qualunque astrofilo o appassionato di astronomia farebbe capire subito che c'è un problema grossissimo. E cioè, per esempio, immaginiamo che noi ci troviamo qua sulla superficie terrestre, guardiamo il Sole quando è qui vicino a noi, lo vediamo di una certa dimensione angolare, cioè nel cielo occupa, non so, normalmente da noi circa mezzo grado come diametro. Poi però, quando passano le ore, dopo 12 ore il Sole sta dall'altra parte, è molto lontano rispetto a dove era prima, rispetto a noi, e quindi lo dovremmo vedere più piccolo, ma significativamente più piccolo come diametro. Ma questo non succede, quindi evidentemente c'è qualcosa che non funziona in questo modello. Oppure ancora, una cosa più curiosa, ma anche sull'eclissi c'è un intero capitolo nel mio libro, perché è abbastanza surreale quello che dice Robotham,
Questa è un'eclissi, una foto di un'eclissi di luna, no? Si vede l'ombra della Terra proiettata sul disco lunare, si vede che è un'ombra curva. Se la Terra fosse piatta ci dovrebbero essere eclissi di questo tipo, almeno in alcune occasioni, cioè quando la Terra si presenta di piatto proietta una striscia sulla Luna. O ancora, se la Terra fosse piatta, in realtà l'asse di rotazione della Terra per i terapeutisti non esiste, comunque c'è una direzione nella quale noi vediamo la stella polare che sta indicativamente dalla parte in cui punta l'asse terrestre nella direzione del nord. Su una Terra piatta la stella polare la vedremmo da qualsiasi punto, quindi si potrebbe vedere da qualunque continente la nostra stella polare, quella dell'emisfero boreale. Invece no, perché in una Terra rotonda la stella polare la vedo solo dall'emisfero che sta di sopra, che è rivolto in quella direzione. Chi sta in Australia la nostra stella polare non la vede, non c'è niente da fare. Lì è bellissimo leggere nel libro di Robotham tutti, perché era una cosa ovvia anche nell'Ottocento, anche se non si viaggiava così tanto come adesso, però Robotham riporta per esempio brani di diari di bordo di navigatori che si avventuravano alle più estreme latitudini meridionali e qualcuno dice che vedeva la stella polare anche dall'emisfero sud. Poi Robotham non si pone il problema che probabilmente non era la stella polare, prende per buono questa affermazione. Ci sono molti controsensi e molte cose anche un po' surreali in tutto questo credere terrapiattista, come questo clamoroso autogol che ha fatto la Flat Earth Society, che appunto è la società dei terrapiattisti, che un giorno ha postato una cosa del tipo: la Flat Earth Society ha membri in tutto il globo. Ma come in tutto il globo? Stai dicendo che la Terra è piatta? Cioè, oppure un'altra cosa vera, abbastanza divertente, una provocazione di Elon Musk, quello di SpaceX, che sapete lancia razzi ormai alla grande, con anche equipaggi a bordo, recentemente la Dragon che arriva alla stazione spaziale. Un giorno ha scritto, appunto provocatoriamente, ma se esiste una, era sottinteso, se esiste una società della Terra piatta, perché non c'è una società di Marte piatto? Che poi Marte è proprio l'obiettivo di Elon Musk a medio termine. La risposta ufficiale della Flat Earth Society è stata: caro Elon, ciao Elon, grazie per la domanda. Diversamente dalla Terra, Marte si è visto che è rotondo. Ti auguriamo una fantastica giornata. Perché c'è anche questo aspetto strano che, secondo i terrapiattisti, la Terra è l'unico oggetto celeste piatto. La Luna non si sa bene, ma gli altri pianeti sono rotondi, le stelle credo che il problema non si ponga, però quello che conta è che la Terra è piatta. E perché, se la Terra è un oggetto celeste come gli altri, dovrebbe essere piatta e gli altri no? Il problema anche qui viene risolto con un escamotage linguistico, perché secondo i terapeutisti la Terra è un oggetto a parte, cioè non fa classe con gli altri pianeti, non è un pianeta, non è una stella, quindi fa categoria a sé. E quindi non si può fare questo paragone e dire: ma come, se Marte è piatto perché non lo può essere, se Marte è rotondo perché non può essere anche la Terra? Perché la Terra non è un pianeta. Altre cose un po' curiose: questa è una notizia che è uscita all'inizio del 19, riguarda l'Italia, dove quattro persone sono stati fermati su un Intercity che andava da Milano a Ventimiglia. E al controllore che gli chiedeva il biglietto hanno detto: no, noi il biglietto non lo paghiamo perché siamo terapiattisti, siamo rappresentanti di una cultura differente, eccetera, eccetera. Morale: sono stati fermati per interruzione di pubblico servizio. Questo ancora più recente: in pieno lockdown l'anno scorso, una coppia è partita dal Veneto, in macchina peraltro quando c'era il lockdown, quindi contro ogni legge di quel momento, è arrivata in Sicilia, si è presa una barca. L'idea
scusate, era raggiungere Lampedusa, dove questi signori ritenevano ci fosse la fine del mondo, quindi la fine, non la fine del mondo nel senso temporale, proprio l'immes, il confine, il limite invalicabile. Non si sa perché a Lampedusa, visto che comunque anche nella visione terrapiattista gli altri continenti ci sono, comunque sia, si sono ritrovati a Ustica, quindi hanno sbagliato anche parecchio, perché Lampedusa sta sotto alla Sicilia, Ustica sta di sopra, malgrado avessero il GPS, riportano le cronache, hanno sbagliato completamente strada e sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera perché erano anche piuttosto provati per la sete, eccetera. Ecco, un'ultima curiosità. C'è una cosa che i terrapiattisti, in particolare Charles Johnson, che è stato il presidente della Fraternal Society un po' di tempo fa, e che nel 1980 ha fatto questa affermazione ai giornali, e cioè ha notato che il disegno della terra piatta di Robotham è molto simile a quello che è l'emblema, diciamo, il logo delle Nazioni Unite. Questa terra delle Nazioni Unite in realtà è una proiezione particolare della superficie terrestre. Sapete che se volete proiettare una sfera come la Terra su un piano, come può essere una mappa geografica, per forza introducete delle aberrazioni, delle distorsioni, perché non è possibile. Non esiste nessun piano che possa rendere in maniera perfetta la forma della sfera. Solo il mappamondo è una mappa perfetta. Però appunto questo signore vedeva questa interessante somiglianza e quindi era giunto a questa conclusione, cioè che alla fine della Seconda Guerra Mondiale lo zio Joe, come chiamava lui Stalin, Churchill e Roosevelt, posero il piano generale per una New Age sotto l'egida delle Nazioni Unite, che infatti avevano assunto quel emblema, perché dopo la guerra il mondo sarebbe stato dichiarato piatto e Roosevelt sarebbe stato eletto primo presidente del mondo piatto. Quando la carta delle Nazioni Unite fu redatta a San Francisco, proposero la mappa della terra piatta come loro simbolo. Non aveva studiato appunto le proiezioni di Mercatore, tutte queste cose. Malgrado queste cose curiose, dicevamo all'inizio, il fenomeno terrapiattista è cresciuto molto negli ultimi anni, soprattutto da quando è arrivato internet, perché il fattore scatenante è stato quello, nel senso che nel arrivato Robotham, poi all'inizio del Novecento c'era un po' di fermento terrapiattista che è andato avanti, però verso la fine del Novecento in realtà il fenomeno terrapiattista si stava abbastanza smorzando e poi ha ripreso improvvisamente vigore appunto con l'avvento della rete, dove chiunque può contattare chiunque e far conoscere le proprie idee, giustamente, però anche chi ha delle idee strane come i terrapiattisti. E quindi hanno fatto proseliti, diciamo, in tutto il mondo, ma in particolare, come accennavo, nel mondo anglosassone, negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Canada, in Australia anche, perché non so se sapete che c'è anche una, però non è una versione ufficiale, ma diciamo c'è una versione collaterale di alcuni terrapiattisti secondo i quali l'Australia non esiste, proprio non esiste. Quindi forse gli australiani invece vanno a cercare le informazioni perché vogliono far vedere che ci sono. I terrapiattisti fanno convegni, molti negli Stati Uniti, ce ne sono stati anche in Italia. Io ero stato poco prima del lockdown, in novembre 2019, a un convegno di terrapiattisti a Milano. Poi vediamo se ci sono 2 minuti, vi racconto qualcosa, però siamo un po' a corto di tempo. Tutto questo, e qui lascio nelle ultime 2 slide delle considerazioni un po' più difficili, fino adesso abbiamo un po' scherzato su questa cosa, tutto questo deriva in realtà da una serie di problemi. Uno è che effettivamente la conoscenza scientifica è modesta, soprattutto in alcuni paesi, però insomma in generale ci sono dei problemi, forse in America più che da noi. Se pensate che nel 2016 un sondaggio in cui è stato chiesto
quanto impiega la Terra a orbitare attorno al Sole, 3 possibilità, un giorno, un mese, un anno, ci hanno azzeccato solo il 51% delle persone, che è veramente preoccupante. Oppure altre domande di quel sondaggio erano: gli esseri umani si sono evoluti di antichi animali, vero o falso? Vero per metà del campione, perché tra l'altro gli americani sono molto creazionisti, l'evoluzionismo non è visto tanto bene. Ovviamente i terrapiattisti, adesso lo vedremo, non sono evoluzionisti. Poi la Terra che gira attorno al Sole e il Sole che gira attorno alla Terra, già qua miglioriamo, le risposte giuste sono al 73%. Diciamo, come ex professore di scuole superiori mi preoccuperei sinceramente. Però, e poi l'universo è iniziato con una grande esplosione, in qualche modo il riferimento al Big Bang, pensa che sia così il 39% degli americani di quel sondaggio. Ecco, quello che volevo dire è che, raccogliendo un po' le informazioni per scrivere questo libro, per informarmi un po' sul fenomeno, la prima cosa che ho capito è che non esiste il terrapiattista a sé stante, cioè il terrapiattista e basta, ma i terrapiattisti sono complottisti su tutti i fronti. Quindi credono tutto il pacchetto, no? UFO, scie chimiche, cerchi nel grano, giganti sulla Terra, questo anche un filone anche del terrapiattismo italiano, tra l'altro, per cui ci sono delle persone che credono che la Terra sia stata abitata da giganti. Tu dici, ma come mai? Cioè, come puoi pensare? La risposta vera, purtroppo, è: ma come, non vedi, le chiese, per esempio, hanno delle porte grandissime. Allora, perché hanno fatto le chiese antiche? Perché hanno fatto queste porte grandissime? Perché dovevano passare i giganti. E cose di questo genere. Questo si riallaccia a quello che dicevamo all'inizio, cioè su queste cose un po' ci si può scherzare, però il terrapiattismo è un po' la punta più surreale, come diceva Cristiano, più assurda di tutto un filone negazionista che ha alcune caratteristiche molto precise, cioè innanzitutto non si fida di nessuna fonte che non sia autoreferenziale, cioè una cosa che si scopre molto presto parlando con i terrapiattisti, che non ci si può discutere, perché qualunque cosa tu dici fai parte dell'inganno e provieni da chi ti ha istruito in questa grandissima farsa che vuole nascondere la forma della Terra reale. Per cui non puoi dire ci sono le foto dei satelliti, perché i satelliti o non esistono o le foto sono manipolate. Non puoi nominare le agenzie spaziali, in particolare la NASA è vista veramente come il demonio dai terrapiattisti, che fanno notare fra l'altro che NASA è quasi esattamente l'anagramma di Satan, e quindi non sarà un caso. E quindi non c'è possibilità di dialogo, non c'è possibilità di confronto, diciamo. Perché i complottisti in generale si autoalimentano con le loro fonti, che sono sempre le stesse, come entrare un'oscurità, diciamo, di conoscenza. E questo è stato purtroppo dimostrato anche dalla pandemia attuale. Dicevo, il libro è uscito poco prima che esplodesse questo problema, e mi ha, devo dire, cambiato anche un po' l'approccio, l'atteggiamento, nel senso che il terrapiattismo alla fine mi incuriosiva un po' come fenomeno sociale, cioè capire, anche ragionare con queste persone, come mai fossero arrivate a queste conclusioni. Un anno di pandemia, devo dire, mi ha tolto qualunque volontà di discutere, cioè perché finché si parla della forma della Terra, voglio dire, vuoi credere che sia piatta? Amici come prima, però quando si va su argomenti molto più seri che riguardano per esempio la salute delle persone, allora veramente non c'è possibilità di dialogo, e da parte mia non c'è più volontà neanche di dialogo. Per concludere, poi vediamo se c'è qualche domanda, concludiamo con invece una cosa divertente che si trova spesso in rete quando si parla di terrapiattismo, e cioè la vera prova
che la Terra non è piatta, perché se lo fosse stata davvero, i gatti avrebbero già buttato tutto di sotto. Questo è la conclusione, diciamo così, ridanciana in realtà di un fenomeno che nasconde, come abbiamo visto, delle cose piuttosto preoccupanti. Caro Cristiano, non so se tu hai qualche domanda, sì, se è arrivata qualche domanda via mail. Sì, un paio di domande sono arrivate che adesso tra breve ti faccio. Io sono d'accordo con te, una mia considerazione. Io ho fatto una battuta in questi ultimi mesi con le persone che conosco, specialmente anche preso da sconforto, perché anche la mia posizione ormai non è più quella di guardare in genere i terapeutisti, negazionisti, complottisti con una vena così di ironia, anzi la mia ironia è sparita. Io dico una battuta: la pandemia è nata perché i rettiliani hanno sintetizzato il virus, poi salendo sulle loro astronavi mediante le scie chimiche li hanno gettate giù e siccome la Terra è piatta si è sparsa. È una battuta che faccio, che è ironica ma non troppo. E sono d'accordo che purtroppo col giorno d'oggi social media e internet, come dico, io ho cominciato, non so tu, ma io ho iniziato a usare internet quando la gente ancora non sapeva nemmeno cosa significasse la parola modem, e mi sono accorto che era una grande opportunità ma anche il rischio della famosa porta sul Medioevo, uso Medioevo tra virgolette, no? Perché in questo caso non c'entra, ma nel senso che siccome tutti posso scrivere di tutto senza controllo, e mi accorgo che quando io voglio magari controbattere in maniera scientifica linkano ovviamente post su Facebook, improbabili chiacchierate su YouTube di persone altrettanto improbabili. È difficile in effetti controbattere con chi non vuol vedere niente. Diciamo che i complottisti, i terapeutisti, abbiamo visto, sono ignoranti in fisica, e peggio che peggio la trigonometria non sanno neanche dove sta di casa. Non sempre, diciamo, ignoranti nel senso che ignorano la materia, perché io ho conosciuto dei terapeutisti italiani che vanno per la maggiore che hanno lauree scientifiche, quindi non è solo la mancanza. E se queste ci sono, ci fanno? Questa è l'altra domandona che, se vuoi, posso accennare almeno quello che penso io, cioè se ci credono veramente o no. La domanda che ti voglio fare, poi sì, passo a quelle che sono arrivate, è questa: ma abbiamo visto Robotan con la stella polare, sì, siamo nell'Ottocento, allora i viaggi non erano così frequenti, ma al giorno d'oggi, quando noi vediamo che da casa nostra c'è un cielo, c'è una stella polare, se facciamo una bella fotografia per mezz'ora vediamo proprio i cerchi concentrici della rotazione appunto della Terra intorno su asse, andiamo in Australia o in Sudafrica, in Sud America, mm-hmm, vediamo un cielo completamente diverso, non vediamo più le costellazioni, perlomeno quelle più classiche del nostro cielo boreale, c'è un'altra polare meno visibile, e anche lì si vedono i cerchi concentrici della rotazione terrestre. Ovviamente un ragionamento normale fa capire, certo, che la Terra è sferica, ma questa gente al giorno d'oggi come riesce a spiegare questo fenomeno? Mi piacerebbe darti una risposta, ma non ce l'ho, nel senso che non l'ho trovata da nessuno. E la mia risposta è che loro non sanno dare le risposte, tra le cose si danno al mistero. No, c'è una cosa che invece va molto nei movimenti negazionisti in generale, e cioè la serena negazione dell'evidenza. L'altra volta, quando parlavamo, mi ricordo che ti citavo il fatto che un presidente della Flat Earth Society, negli anni 60, quando è iniziata l'era spaziale, cominciavano a girare gli satelliti attorno alla Terra, e gli hanno mostrato le prime foto della Terra dallo spazio, cioè la sua, dicendogli: ma come spiega il fatto che la Terra è rotonda in queste foto? E la sua risposta è stata: queste immagini potrebbero ingannare una mente non preparata. Quindi, cioè, capisci, non c'è possibilità di fare breccia. Come nel romanzo che spiegava Galileo Galilei, il telescopio era lo strumento del diavolo. Ecco, esatto.
Allora, la prima domanda è: quanti sono i terapeutisti in Italia e nel mondo, e non è forse che gli diamo troppa importanza? E dunque, le statistiche migliori ci sono per gli Stati Uniti, che comunque fanno massa perché sono tanti. E indicativamente i terapeutisti su tutta la popolazione si stima che siano il 2%. Una popolazione che, scusate, una percentuale che sale però in maniera preoccupante nelle fasce più giovani e scende invece in quelle più avanti con l'età. Quindi il terapeutismo ha più presa sui giovani. Perché usano di più i social media, forse? Sì, forse sì, o forse perché comunque, non lo so, una persona di una certa età ha un altro approccio alle cose, no? I giovani di oggi non si fermano a riflettere, cioè c'è il condividi in un picco secondo, c'è il copia e incolla, cioè è un po' preoccupante fatti. Questo fatto. In Italia è difficile, anche lì, io quello che posso dire, direi manifesti fisicamente, sono davvero pochi, al convegno dove sono stato a Milano, cioè tolti i relatori, tolti un po' di giornalisti, tra cui il sottoscritto, che erano lì per vedere un po' com'era la situazione, i seguaci veri e propri saranno stati forse 10, 15, però in rete ce ne sono, cioè si trova parecchio materiale anche in lingua italiana, quindi forse potremmo dire qualche migliaio, e dargli troppa importanza, è vero, cioè sarebbe una cosa a cui normalmente non dare importanza, però si colloca in quello che dicevamo prima, cioè in una visione più ampia e che è più preoccupante. Quindi quello che in realtà io volevo cercare di dire in questo libretto che ho scritto non era tanto confutare punto per punto le teorie dei terapeutisti, ma era cercare di far capire alle persone che abbiano voglia di leggere il libro l'approccio giusto per rendersi conto in prima persona che certe cose non sono plausibili, semplicemente, senza bisogno di avere una preparazione scientifica particolarmente approfondita. Non hanno senso. Vabbè, l'altra è una battuta, l'altra dice: ma se la terra è piatta come una pizza, qualcuno ha controllato se sotto è bruciata? Se sotto è bruciata? No, purtroppo. Tra l'altro poi si leggono tante notizie surreali. L'anno scorso a un certo punto, o due anni fa, c'era in ballo un viaggio organizzato per nave, un viaggio per terrapiattisti con una nave da crociera per andare fino ai confini del mondo. Poi il viaggio non si è fatto, forse per la pandemia, ma se anche l'avessero fatto, come mi ha detto faccia a faccia uno dei terrapiattisti italiani più famosi, è che poi non è che puoi andare in Antartide, cioè arrivi lì, ti fanno vedere due pinguini e ti mandano indietro, non è che ti fanno vedere quello che c'è, hai capito? Quindi comunque non sarebbe arrivato al punto. Questa domanda dice: grazie per la splendida conferenza, la mia domanda è: come fanno i terapeutisti a spiegare il fatto che non tutte le regioni del mondo a punto sferico siano raggiungibili via radio se non in particolari condizioni di riflessione sulla ionosfera? Perché secondo loro tutto ciò dovrebbe avvenire solo di notte e in alcune condizioni? Se la Terra fosse piatta, teoricamente si potrebbero raggiungere tutte le regioni del disco via radio senza problemi. Grazie. Questa considerazione specifica non l'ho trovata sinceramente nei testi terapeutisti, però quello che si trova è che si avvicina, è abbastanza interessante, e cioè, dato che sostanzialmente i terapeutisti pensano che i satelliti non esistano, allora uno dice: come si telecomunicazioni, GPS, come fanno a funzionare? Secondo loro si fa tutto da terra, cioè ci sono le antenne nascoste nei grattacieli, e quindi i grattacieli particolarmente alti, noi dentro non le vediamo cosa c'è, ma ci sono queste antennone che permettono di comunicare. Quindi la questione della ionosfera, secondo me, è già un livello troppo elevato. Cioè nessuno, non so, ha mai chiesto a un terapeutista: ma come mi spieghi lo spostamento verso il rosso delle galassie? Cioè, capito, è una cosa, fuori dal mondo, piatto. La mia, ecco, una riflessione, anche una domanda.
Com'è possibile, soprattutto il fatto, vabbè, che sono tanti anche i giovani che si fanno attrarre da queste cose, com'è possibile che nel XXI secolo, con tutti i mezzi che abbiamo per verificare non solo la sfericità della Terra, ma anche tutte le altre teorie scientifiche, da quelle dell'evoluzione fino al fatto di essere stati sulla Luna, parlare di specchi cubici o del genere, ci sono tanti ormai mezzi nella nostra epoca per verificare che scientificamente le affermazioni. Come mai questa gente viene attratta da queste teorie strampalate, dal complottismo? C'è qualcosa di sbagliato nella nostra scuola? C'è qualcosa che non va nell'informazione? Diciamo, io non voglio tanto affondare il coltello, però è chiaro che questo tipo di negazionismi sono l'espressione di un disagio che persone più competenti di me ti potrebbero spiegare, cioè il rifiuto di qualunque autorità, quindi l'autorità scientifica, l'università, cioè lo scienziato, ma anche l'autorità politica, l'autorità religiosa, cioè se tu leggi un po' di blog, puoi divertirti a fare questa cosa, negazionisti, ti accorgi che sostanzialmente è la negazione di tutto. E perché c'è la negazione di tutto? Perché probabilmente far parte, pensare di far parte di un'elite, quindi di un pugno di eletti in possesso della verità, dà fiducia a queste persone che diversamente non ce l'hanno a 360 gradi, quindi gli dà una motivazione. Poi c'è qualcosa che non funziona, perché come accennavamo prima, non è detto che siano persone che non hanno studiato, sono persone che a un certo punto hanno perso la capacità di valutare le cose, cioè di affrontare in modo critico un certo argomento. E capisci che se poi, appunto, come dicevamo, si autoalimenta la cosa perché rifiuti qualunque genere di informazione che viene fuori dalla tua ristretta cerchia di persone che dicono sempre quelle stesse cose che sono quelle in cui vuoi credere, non ne vieni più fuori, cioè sprofondi in un buco nero da cui è difficile uscire. Un'altra cosa che ho capito molto chiaramente è che non è inutile stare a perdere tempo per cercare di convincere queste persone, cioè il problema va preso a monte. E ti voglio citare questa frase che ho riportato sulla quarta di copertina del libro, che ha detto Neil deGrasse Tyson, che è il direttore del planetario di New York ed è un astrofisico molto famoso, un divulgatore estremamente popolare negli Stati Uniti, che ha detto questa cosa, secondo me, veramente azzeccata. Il fatto che i terrapiattisti siano in aumento significa due cose. La prima è che viviamo in un paese che protegge la libertà di parola, riferito agli Stati Uniti, ma in generale questo può valere. La seconda è che viviamo in un paese con un sistema educativo inefficace. Cioè, il problema va preso alla fonte. Cioè, bisogna educare bene i giovani, che non vuol dire indottrinarli come pensano i complottisti, ma dargli gli strumenti perché capiscano le cose per conto loro. Sì, io ho una esperienza personale nelle scuole di ogni ordine e grado come divulgatore e mi sono accorto che se ai giovani, ai ragazzi, ai bambini le cose le si spiegano in maniera semplice ma convincente, capiscono, è la cosa fondamentale. E poi, vabbè, io chiuderei con una battuta sarcastica. Io quando, prima, nel dove ho preso la mia laurea, io in formazione sono un chimico, dove mi sono poi fermato per qualche periodo, come allora c'erano gli precari, ultra precari, adesso purtroppo, c'era un bellissimo decalogo del ricercatore, c'era il decimo punto, che allora mi faceva molto ridere, ma che adesso molto spesso lo ripenso con amarezza, perché e diceva
la quantità di intelligenza sulla Terra è costante, è la popolazione che è in aumento. È una battuta, ma molte volte, vedendo certe cose, mi cascono le braccia, la ridego in maniera amara. La conservazione dell'intelligenza. Sì, purtroppo in mente è negativo, però. Carina. Va bene. Allora, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Io ringrazio ancora Gianluca Ranzini, lo invito ancora a venire ai nostri incontri in futuro, perché è sicuramente una persona molto brava nel suo lavoro. Ricordo che lui è giornalista scientifico, ma anche astrofisico di formazione, quindi c'è modo di avere altri incontri con lui, tutti interessanti. Grazie a tutti, grazie. Al prossimo incontro, che vi ricordo sarà il 28 di questo mese. Chiuderemo con una cosa particolare, parleremo di archeoastronomia, questa scienza giovane che mette insieme la storia, l'archeologia e l'astronomia, e andremo a datare, useremo questo come esperimento, forse il monumento più antico che abbiamo a Cinisello proprio sarà dedicato proprio a noi, a Cinisello, e che è la chiesa, l'antichissima chiesetta di Sant'Eusebio, e vedremo dal punto di vista archeoastronomico la costruzione attuale a che periodo risale. Grazie e arrivederci al venerdì 28. Arrivederci, grazie.